La prima rete nasce da un grossolano errore di Crisimanni, che lascia su un piatto d'argento il pallone a bocca fresca, che senza ringraziare appoggia al centro per il liberissimo Benedetti. Mettere alle spalle di Brini è uno scherzo. Il raddoppio, 5 minuti più tardi, propiziato da un veloce scambio in area tra Colomba e Gazzaneo, e palla ad Alessandro Bertoni che dal limite manda sotto la traversa. I friulani al 25esimo possono recriminare per questo intervento dentro l'area su Edinho, che l'arbitro fabbricatore lascia correre. Da questo momento l'Udinese, che sostituisce Galbagini con Daniel Bertoni, si butta in avanti e si scopre al contropiede dell'Avellino. Il 3-0 lo costruisce Schachner, che allunga sulla sinistra e spedisce al centro, dove è prontissimo Alessio. 2 minuti ancora e Bertoni ripropone lo stesso tema sulla destra. Palla per Schachner e l'Udinese è definitivamente in ginocchio. Nella ripresa l'Avellino fa il gioco del gatto con il topo. La quinta mazzata arriva al 21esimo. L'austriaco Schachner si destreggia tra due avversari e tira debolmente a rete. Questo lento ruzzolare del pallone segna l'addio dell'Udinese alla Serie A. Ma non è finita, anche se molti spettatori hanno già lasciato lo stadio. Chiarico fa slalom, entra in area, evita anche Di Leo e in sacco. Benedetti, a cui piacciono i punteggi tennistici, fa centro ancora con un diagonale e ci avviamo verso la fine. A tempo quasi scaduto, Bertoni crossa per la testa di Collovati ed è l'ottavo gol di una giornata storica per l'Avellino e molto melanconica per l'Udinese. Wow, 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 wow.